Arriva un pareggio ad occhiali per i biancorossi del Rende che hanno giocato in trasferta contro l'AC Reale. Un rigore negato per i calabresi ed un'espulsione per l'AC Reale che quasi sicuramente avrebbero cambiato le sorti della gara. Il Rende resta ad un punto in classifica, un punteggio che non rispecchia le prestazioni fatte finora. Sentiamo il DS Fabrizio Maglia sul post-gara. Sì, purtroppo, viste le prime 3 giornate di campionato, potevamo avere 5-7 punti, ne abbiamo soltanto uno, ma è già il secondo episodio dove ci condanna. Era successo già a Cavalier di Reni, un rigore solare non dato, si è ritenuto. Credo che a questo punto come società dovremmo farci sentire, perché il Rende merita rispetto al di là dei campi dove andrà a giocarsi le partite da qua al fine campionato. Prossimo turno ospiterete a Lorenzon il Città di Sant'Agata, che in questo momento sta vivendo un momento positivo. Sì, una buona squadra, allenata tra le altre cose da un mio ex calciatore che risponde al nome di Mimmo Giampà. Ci sono elementi che conosco all'interno, c'è un Battista Catalano che è cresciuto con me nella Vigor Lamezia. È una squadra che sta viaggiando sulle ali dell'entusiasmo e con una buona organizzazione di gioco. Però è normale che noi vorremmo e dobbiamo brindare la prima vittoria in campionato, fermo restando che sappiamo che comunque è una partita difficile. Prossimi obiettivi, stiamo inserendo un centrocampista importante che possa dare un po' di esperienza in più per questa squadra che solitamente chiude le partite con 6-7 abiti in campo, quindi è normale che sapevamo che avevamo bisogno ed abbiamo bisogno di qualcuno più esperto che possa nei momenti della partita prendere tra virgolette per mano questi ragazzi che finora comunque stanno facendo bene, stanno esprimendo un calcio vivace, usciamo dalle partite con i complimenti degli avversari, non solo, però ripeto, è il solo punto in classifica che ci dà fastidio. Tutti. Il San Luca, bottino pieno. Il Lamezia è crollata contro il Castrovillari. Là. Ma il San Luca sta continuando su quella che era la falsa riga o giusta riga del precedente anno, nel senso una squadra organizzata, una squadra che in casa non lascia nulla a nessuno e che quest'anno sembra abbia trovato anche un equilibrio esterno. Quindi è una squadra già abituata a questa categoria che farà bene fino alla fine. Il Castrovillari ha fatto un esploit importante ieri sul campo della Lamezia, quindi credo che sulle ali di questo entusiasmo, anche loro, una squadra giovane costruita in pochissimo tempo, potranno continuare a fare bene. Il Lamezia purtroppo in questo momento è tra virgolette la delusione, nel senso che per organico non è seconda a nessuno, secondo me come organico è la squadra più importante del campionato insieme alla Gavete, quindi dall'esterno non posso e non capisco i motivi che abbiano potuto portare a questa brutta sconfitta, ma credo che abbiano la forza e societaria e di squadra per potersi riprendere al più presto.